Secondo me sei un tenore, per cui partiamo da qua. Falla con la lettera che vuoi, è importante che mi intoni bene. Molto bene. Molto bene. Perché il falsetto è una cosa molto da cantautore che io non insegnerò mai, non solo perché io sono un cantante di estrazione lirica, ma perché il falsetto è assenza di appoggio del diaframma, cioè la differenza è... cioè il quintuplo del volume. Al di là delle mille sfaccettature che questo possa avere, il problema del falsetto, per una cosa che può interessare a te e che ci capita spesso, è che se noi abbiamo una situazione dal vivo molto caotica, dove non ci sono le spie, dove non si sente una mazza, tu dirai déjà vu. Se io ho una completa padronanza del volume e del diaframma, qua mi sentiranno probabilmente 5 persone. Qua mi sentiranno tutti. Cioè, capisci che con questa padronanza del suono puoi fare qualunque... Poi non è detto che io non sappia fare, ma quello è il falsetto e io non insegno. È un abbellimento il falsetto, che si può usare quanto volete, dove volete, in qualunque punto. Il problema è che non ha un fondamento tecnico, tant'è che ad esempio a teatro non si usa mai. Per cui questa è la prima cosa. Comunque... il fatto che tu già riesca ad andare così in alto con una tecnica mista è molto buono. Mi volevi dire? No, volevo soltanto dire che alla fine, cioè, diciamo, io sono arrivato in falsetto perché è l'unico modo in cui sono in grado. Io ti insegnerò ad andarci in voce piena, perché il falsetto siamo capaci tutti. È in voce piena. No, esatto, cioè questo volevo dire che nel senso non è una mia scelta di andare in falsetto. Ma c'è gente che non ci riesce neanche ad arrivare in falsetto. Ad esempio io, con la tecnica che ho imparato, il falsetto non lo riesco a gestire benissimo, perché per me è proprio un'altra cosa dal canto. E comunque fino a qua arrivo tranquillamente, in voce piena. Per cui... mi è capitato spessissimo, è capitato proprio a dicembre, una data dove non si sentiva nulla,
se non avessi avuto un completo controllo del diaframma, dopo due canzoni avrei smesso di cantare. Mm-hmm. Proviamo qualcosa di un po' più strong, le proviamo tutte oggi. Cioè, sale in un modo.
mantra. Prova da solo. Già lì. Più o meno la gamma di cose che faremo qua a lezione. Imitazione dell'elicottero, molto molto divertente, ma ha un senso. Le prime controindicazioni sono che all'inizio ti vibrerà un po' questa parte, ti farà il solletico e probabilmente non riuscirai, se non facendo così, a fare vibrare la corda. Poi ovviamente quando l'abbiamo finito ti spiego perché si fa, non è che delle cose piovono dall'alto. Livelli, cioè l'ho visto fare come riscaldamento a tutti i cantanti, cantanti jazz, rock, lirica, tutti, quindi è un esercizio abbastanza importante questo. Ma non riesco a far uscire bene. Prova. È già meglio. Lo facciamo per poco, non ti voglio torturare, ma poi ti spiego ovviamente perché si fa. Inverso, iniziare a portare il suono della voce dalla laringe, che ogni tanto la tua voce è bloccata qua dentro, alla voce di maschera, cioè fare risuonare questa parte della maschera facciale in modo che la voce non rimane più qua dentro, ma si espande, esce, esce, esce. Mm-hmm. Per cui questo semplice esercizio, che ovviamente non fa del male, cioè non è assolutamente nocivo, manda la voce del suono da questo punto a questo. Io avevo il problema opposto al tuo, cioè musicalmente ero abbastanza stonato all'inizio, ma questa voce in maschera ce l'ho da di natura, tant'è che la mia voce quando parlo sembra un po' nasale. Quando canto non è nasale, perché la mia voce l'ho abituata a quello. Per cui la risonanza rimane lì, il suono dove io mando la risonanza non è più questo, ma è questo. E quello è che fa la padellata della voce grossa che uno sente. Mm-hmm. Altro esercizio che tu hai un po' la R moscia, ti verrà un po' più difficile anche questo, ma la funzione è sempre quella, il è impossibile.
Proviamoci. Però suona di più rispetto all'elicottero. Ti possano sembrare stupidi o quant'altro, sono degli esercizi in realtà abbastanza utili per sviluppare il suono della maschera. Ora parliamo di respirazione. Più o meno tu che sei un medico, o presumo, o più o meno, no? La respirazione sulla quale quasi tutti noi concordiamo è la respirazione diaframmatica. Il muscolo che sta in questo limbo. Noi dobbiamo imparare a svilupparlo in maniera diaframmatica. La respirazione deve essere diaframmatica intercostale. Ripeto, magari queste cose le sai meglio di me. Cioè, sviluppare questa parte qua più tutta la parte che è inerente alle costole. Espanderle, espanderle, espanderle. Io ti insegnerò ad usarlo, esatto, al 100%. Quando poi tu devi fare la musica pop, io ti insegnerò ad usarlo da un punto di vista anche teatrale, cioè senza l'amplificazione. Dopodiché l'espansione che serve è la metà nella musica microfonata in generale. Per cui, poi lo facciamo anche da sdraiati, che sembrerà strano, ma viene molto più semplice. Eh sì, perché quando stiamo stesi che spieghiamo... Esatto. Dopo ti farò sentire come si apre la mia gabbia toracica. Silenzio. Dove tu non emetti, non espiri, né inspiri, non fai niente. Cioè rimani in apnea come i sub. E poi... finché ce ne hai, finché ce ne hai, finché ce ne hai. Repeat. Facciamo assieme. Giusto. Apnea. Finché ce ne hai. Molto bene, bravo. Molto bene, molto bene, molto bene. È tosto all'inizio, adesso io ti tasto e vediamo un po' come la fai, poi ti faccio sentire come la faccio io. La tua è buona, per dote qua. Adesso sei durissimo, adesso sei durissimo. Non mai respirare qua, sempre di qua, sempre la panza. Prova. Molto bene, ma stai inarcando questa parte qua. È difficile all'inizio, abbi pazienza. Ok. Prima quando ti muovevi con le mani andava meglio. Senti come si inarca la mia parte. Non ti preoccupare che si metto tutti. Mm-hmm. E tu questa parte proprio non la usi. È difficile all'inizio, Ma questa gabbia toracica si deve espandere ai massimi livelli. Deve proprio venire, non dico fuori le budella, ma quasi. Questa parte qua è un po' morta. La maschera facciale. Portare la parte... sempre lì. Thank you.
ovviamente io adesso ti sto facendo una lezione molto, diciamo ancora un esercizio, ti sto facendo una lezione molto densa per farti capire più o meno, ma tendenzialmente io faccio mezz'ora di, facciamo 10 minuti di teoria, quelle cose lì, poi mezz'ora di queste robe qua e poi facciamo mezz'ora di canto. Adesso abbiamo fatto un po' di canto perché poi sei tu che mi dici, guarda, preferisco fare più canto, fare più, cioè sei tu che devi decidere. L'ultimo esercizio e poi ci mettiamo un po' a cantare è sempre questa roba qua, e ti spiego subito perché lo fai, lo dovremmo fare, ma magari tu sei portato per queste cose. Il famoso trillo di derivazione della musica classica. Il famoso ritardando della musica classica. Perché te lo sto facendo fare? Perché uno dei motivi con cui si possono rendere espressivi, sono due modi in cui si può rendere espressivo il nostro canto. Uno è il ritmo e uno è, diciamo, l'espressività con cui si canta. Per cui se tu impari a giocare con la parola e col ritmo, con i ritardandi, il tuo canto acquisterà di espressività. Adesso ti faccio un esempio. Every breath you take, every move you make. Se tu me la fai così. Every breath you take, every move you make. È un po' scolare. Se tu fai every breath you take, every move you make. Cosa ci ho messo? Ho giocato sia con il ritmo che con l'espressività, con i diminuendo, e così la tua voce acquista l'espressività, non diventi la coppia di Stinger, diventi un qualcosa che è tuo, che sei tu, che io ti sento cantare e dico, cavolo, è lui. Questo è il senso del ritardando, e ci sono migliaia di esercizi che ti posso far fare su questo, però questo è il senso del ritardando. Quando siamo qua, questo esercizio, sono tra virgolette io che comando, ma a un certo punto, quando te lo farai a casa da solo, sei tu che stabilisci che io potrei farti, posso farti, sei tu che lo stabilisci. E per cui adesso, tra virgolette, essendo un esercizio che facciamo qua, sono io che comando, ma sei tu che poi ti devi ovviamente gestire come diavolo vuoi. Io cerco un po' di seguirti, tu cerca un po' di seguirti me, e una quadra la troviamo. Prova a farlo. Suonerò mai così.
è solo cosa diversa, una battaglia persa, alzo le mani. Il telefono che squilla quando lo aspetti, le dita di mio padre sulla sua Olivetti, il cannone del gianicolo di mezzogiorno, la serratura al tuo ritorno, la campanella che suona il tram quando riparte, quella che in un attimo svuota la classe, il respiro di un bambino lieve, il silenzio della neve. Io non suonerò mai così, posso giocare, intrattenere, far tornare il buon umore o lacrimare, ma non suonerò mai così. Non è solo cosa diversa, una battaglia persa, alzo le mani. E poi capita che un suono sbatta addosso come un vento di cristallo, che si aggrappa a una follia prigioniera dello stallo come il mare. È come l'albero d'autunno lascia foglie sull'asfalto da mucchiarsi contro i muri. Chi si arrende senza sonno, senza scorie, senza volto in quella sfilza di spine. Sì, vabbè, fa niente, fa niente. Vabbè. Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, every word you say. Every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Respira a me. Oh, can't you see? You belong to me. Oh, I'm a poor age. With every step you take, every move you make, every bond you break, every smile you fake, every claim you stake, I'll be watching you. Adesso lasso. Since you've gone, I've been lost without a trace. I dream and I can only see a face. I look around, but it's you I can't replace. I feel so cold and alone for your embrace. You're crying, baby, 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 baby. Comunque, I'll send an SOS to the world. I'll send an SOS to the world. I hope that someone gets mine. I hope that someone gets mine. I hope that someone gets mine. Message in a bottle. Message in a bottle. I hear his passing around my door. I shouldn't have known to hide before from the start. We all can be made together. Capito un bellissimo bello. Love can mend your life, but love can break your heart.
Sandana, so I still walk. Sandana, so I still walk. I hope that someone gets mine. I hope that someone gets mine. I hope that someone gets mine. Massage in a bottle. Massage in a bottle. Massaggio in a bottle. Qua ci devi giocare un po', devi imparare anche a giocarci. Massaggio in a bottle. Questo è. Per cui il lavoro da fare sarebbe questo, cioè che tu impari anche un po' a giocare